Manifestazione davanti ai cancelli dell'ASREM a Campobasso in difesa del posto di lavoro del primario di chirurgia dell'ospedale di Isernia Giovanni Vigliardi. La Guardia di Finanza ha scoperto nel settore immobiliare crediti d'imposta inesistenti per 5 milioni di euro e fatture false per 4 milioni. Termoli, Montenero di Bisaccia e Isernia sono i tre comuni molisani più virtuosi sulla raccolta e gestione dei rifiuti plastici, centri premiati a Bologna. 3 giorni sugli impianti sciistici a Campitello, attività sportive promosse dal Comitato Paralimpico con il progetto dal titolo Scivolando sulla neve. Bentrovati gentili telespettatori all'informazione di TLT. Come dicevamo dai titoli, manifestazione pubblica oggi in via Petrella, a Campobasso, in difesa del posto di lavoro all'ospedale veneziale del primario di chirurgia Giovanni Vigliardi. Erano presenti, tra gli altri, pure una delegazione degli operatori sociosanitari della regione che non hanno ottenuto il rinnovo del loro contratto. Nei prossimi giorni è prevista una nuova protesta davanti alla sede del rettorato universitario. Andiamo a vedere. Numerosi cittadini, tra i quali alcuni amministratori di Isernia, sono giunti a Campobasso per un presidio davanti alla sede dell'ASREM e che sono stati ricevuti in delegazione da Evelina Gollo. L'iniziativa per protestare sulle evidenti condizioni della sanità nel territorio della provincia Pentra, soprattutto nell'ospedale veneziale e nelle altre strutture sanitarie pubbliche della provincia. Tra le sottolineature critiche, la rimozione dall'incarico del primario facente funzione di chirurgia al veneziale, il dottor Giovanni Vigliardi, e la situazione complessiva degli OS, che tanto sono stati utili durante il Covid e che oggi sono senza lavoro. Nella delegazione ricevuta dal vertice ASREM c'è stato il sindaco Piero Castrataro ed Emilio Izzo, che ha annunciato un nuovo impegno di lotta davanti al rettorato dell'Università degli Studi del Molise. Ma da una parte chiaramente ASREM da un certo punto di vista fa con le poche risorse che ha, con una politica che negli ultimi anni ha utilizzato, negli ultimi 20 anni ha utilizzato la sanità come un bacino elettorale e che non ha risolto assolutamente i problemi. Nel momento in cui si è presentato il Covid, nel momento in cui cominciano a mancare medici in tutta Italia, quelle che erano già criticità del nostro sistema sanitario sono state amplificate. Ora dobbiamo cercare di risolvere dei problemi nel breve periodo per non far andare via i pochi medici, bravi medici che si sono sacrificati in questi anni, al tempo stesso avere una visione di lungo periodo per formarne altri sul territorio in modo che rimangano anche qui e altri che sono fuori possano rientrare. Per quanto riguarda il caso Vigliardi, speriamo che nelle prossime ore ci sia un'interlocuzione anche con Uminumol per poterlo risolvere. Per quanto riguarda emodinamiche, ecco, l'arrivo di nuovi medici è condizionato anche al fatto che alcune università diano il loro ok per quanto riguarda le convenzioni che devono stipulare, visto che i medici vincitori di concorso sono anche specializzandi presso università che non sono in Regione Molise. E rimane una fortissima criticità per il pronto soccorso sia di Isernia che di Campobasso. Ci sono stati dei medici venezuelani che sono arrivati, alcuni arriveranno, però rimane un punto critico e quindi la rete di emergenza-urgenza in questo momento risulta veramente compromessa per la regione e per la sanità. Uno sforzo da parte di tutti, io chiedo da parte della politica, della struttura sanitaria, dico anche uno sforzo per i cittadini. Lunedì prossimo siamo in conferenza dei sindaci, speriamo di fare una grandissima manifestazione a Roma per sensibilizzare e per far capire che questo problema deve essere risolto nel più breve tempo possibile. Siamo in una situazione veramente da pantomima, nel senso che sentiamo dire da una parte che firma la convenzione, perché la convenzione ASEM è università, che quel posto tocca all'università per convenzione, che nessuno vuole toccare. Però poi quando andiamo a dire si è creata un'altra situazione che promette un posto allo stesso professionista nell'ospedale di Campobasso, questa parte alza le mani per dire no, io questa cosa non la posso fare, e messa alle strette dipenderebbe dal rettore dell'università. Ovviamente noi abbiamo già preannunciato la nostra protesta sotto al rettorato per capire perché Brunese a questo punto non indica il professionista dell'università a Campobasso e Vigliardi resta su Isernia.
ci siamo lasciati con la promessa che nel giro di 48 ore, perché lei non lo voleva fare, poi incalzata ha detto che lo farà, un intervento presso Brunese per capire se ci sono i termini per fare questa cosa, ovviamente per aprire un tavolo e addivenire a quel tavolo, spero, a una delle soluzioni più logiche di questo mondo. Tutte le altre difficoltà restano per mancanza di medici e spesso per mancanza di volontà, ma da quello che abbiamo capito in modo particolare è che tutti i disastri della sanità del Molise dipendono in modo particolare dagli ultimi 15 anni, dove i tanti soldi arrivati in questa regione sono andati per rivoli e per amicizie piuttosto che presso le strutture sanitarie. Gli OSS, perché era un gruppo di oltre 60 persone, la risposta è stata no. Nel senso, io se devo assumere, assumerò dalla graduatoria e degli OSS, diciamo in poche parole, non me ne importa niente. Perché ovviamente se assume uno prende le denunce da uno, se assume l'altro prende le denunce da un altro. Questo è. Con gli utenti dell'ospedale di Isernia oggi a Campobasso era presente anche una delegazione del Partito Comunista al Presidio per la tutela degli operatori sociosanitari precari, ai quali l'azienda sanitaria di via Petrella non ha rinnovato il contratto dopo il coronavirus. Il partito è vicino a queste figure che, passata l'emergenza pandemica, sono stati mandati a casa senza più poter lavorare. Cambiamo argomento, siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha scoperto nel settore immobiliare crediti di imposta inesistenti per 5 milioni di euro e fatture false per 4 milioni. Lo scorso anno la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Campobasso aveva scoperto nell'ambito del settore immobiliare crediti di imposta fittizi per oltre 100 milioni di euro. L'attività investigativa non si è fermata e ad oggi, in questi due mesi e poco più del 2023, ha scoperto, sempre per il medesimo settore, che alcuni soggetti hanno prodotto ulteriori crediti di imposta, praticamente inesistenti, per una somma pari ad oltre 5 milioni di euro e fatture per operazioni, sempre inesistenti, pari a 4 milioni di euro. Al reato sono interessati alcuni soggetti giuridici e persone fisiche della provincia. I finanzieri di fatto contrastano le frodi in materia di crediti di imposta, ad esempio bonus edilizi ed energetici, e lo fanno in perfetta sinergia con altre istituzioni al fine di garantire una più corretta destinazione delle risorse pubbliche stanziate per sostenere le famiglie e le imprese. Sono reati particolarmente odiosi, proprio perché sottraggono ed utilizzano risorse destinate alle persone e alle aziende, probabilmente bisognose di essere sostenute. Reati che frenano il futuro migliore, ostacolando ogni possibilità di crescita ed uno sviluppo sociale che sia più solidale e più in equilibrio. Domani mattina all'Università del Molise, nella sede di Campobasso, sarà illustrato dalla Nikon il nuovo strumento della microscopia ottica a fluorescenza e intelligenza artificiale, unico in Europa nella ricerca innovativa. Un microscopio che combina diverse tecnologie e ha visto coinvolti esperti mondiali provenienti pure da Giappone e Olanda. Operazione contro l'usura, estorsione e ricettazione della mafia foggiana nel Pescarese. 8 gli arresti e sequestri per 2 milioni di euro. Attività della Guardia di Finanza di Pescara contro gli affari in mano alla mafia foggiana. In tutto sono 8 le persone arrestate, sigilli ai beni emessi per un valore di 2 milioni di euro. Tra le misure cautelari, 8 arresti, metà in carcere e metà ai domiciliari, un obbligo di dimora, 2 obblighi di firma, oltre a sequestri di 2 immobili a Pescara e Grosseto, 300.000 euro in contanti e un vasto paniere di quote di 5 società del pescarese, per un valore complessivo di 2 milioni di euro sottratti alla disponibilità del sodalizio criminale mafioso. L'operazione è stata condotta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica dell'Aquila.
un giro d'affari milionario che nel tempo avrebbe consentito alla mafia foggiana di infiltrarsi nel tessuto socio-economico del capoluogo adriatico, inquinandone con il metodo mafioso la realtà produttiva tramite sia i traffici illeciti sulle piazze locali che gli investimenti nelle attività imprenditoriali di spicco del territorio. Le indagini hanno fatto emergere anche l'esistenza di un canale di ricettazione di accessori di lusso, bottino di un ingente furto avvenuto nel Foggiano, rivenduto poi sulla piazza di Pescara da uno degli affiliati al clan. Cambiamo argomento. Sulle elezioni regionali di fine giugno i partiti si muovono per cercare possibili alleanze. Da tempo Movimento 5 Stelle e PD nel centro-sinistra stanno provando a trovare una intesa utile, anche allargando ai moderati e alle forze della sinistra. Sul possibile candidato presidente della giunta i partiti cercano una figura di spicco che conosca bene il territorio e le sue numerose problematiche, dalla sanità pubblica all'occupazione, dalla tutela ambientale alle infrastrutture viarie, i nodi sui quali lavorare per l'avvenire delle due province. C'è malcontento fra i genitori dei bambini autistici che da tempo ormai lamentano una mancata assistenza per quanto riguarda le cure riabilitative da parte di regione e azienda sanitaria. Una prestazione negata, commenta la consigliera regionale del centrodestra, Ida Romagnuolo, che rientra nei livelli essenziali di assistenza, ma che in questo territorio resta assente. C'era una volta la politica, e questo è il titolo del volume di Pier Ferdinando Casini, che racconta la storia della politica italiana degli ultimi 40 anni. Il dibattito si è svolto ad Isernia. Gli ultimi 40 anni della politica italiana, la prima e la seconda repubblica, l'esordio in Parlamento, il rapporto con la Democrazia Cristiana e, come incipit del libro, Pier Ferdinando Casini recita l'ultimo dei democristiani. C'era una volta la politica, questo è il titolo denuncia del suo libro. C'era una volta la politica perché questo è da un lato una denuncia, questo titolo, e dall'altro un auspicio che torni la politica. Cioè, c'era una volta una politica basata sul radicamento territoriale, sulla competenza, sulla professionalità, e naturalmente oggi abbiamo avuto l'idea che l'antipolitica potesse sostituire la politica. Oggi è il momento di ritornare a mettere al centro la politica, perché non c'è un'attività umana alternativa alla politica per cambiare le cose nella tua città, nel tuo paese. La DC non è morta per Tangentopoli, la DC è morta perché venivano meno le condizioni politiche dell'unità politica dei cattolici dopo la liberazione da parte di quel grande personalità di Papa Giovanni Paolo II e anche di personalità come Bush, come Kohl e anche come Gorbaciov, non dimentichiamo, della Est, dell'oltre cortina di ferro. Ma al di là di questo, centro o non centro non lo so, io non sono però l'ultimo democristiano, anzi qua in Molise vedo tanti amici che a pieno titolo sono gli ultimi democristiani, io potrei accontentarmi di essere il penultimo. Siamo in una fase in cui bisogna ritornare ad andare ai seggi a votare, ma naturalmente questo non avviene, diciamo, perché qualcuno ha la bacchetta magica, c'è la necessità appunto di fare anche un'opera pedagogica spiegando ai giovani che è importante la politica. Questo è il senso del mio libro, del mio tour per l'Italia, non certo quello delle alleanze che ci saranno in Molise, perché non mi interessano, sono fuori da questa dinamica. A Bologna si è celebrato il riconoscimento dei comuni Plastic Free 2023 che si sono contraddistinti nelle opere di gestione dei rifiuti e sensibilizzazione verso la difesa dell'ambiente. In questa occasione la città di Termoli ha raggiunto il massimo punteggio, migliorando l'operato già svolto. Montenero di Bisaccia e di Isernia, che si sono affacciate per la prima volta in questa kermessa, hanno ottenuto un risultato pure lusinghiero verso queste tematiche. L'auspicio è che durante questo anno i comuni molisani già premiati si impegnino sempre di più attraverso iniziative in difesa del paesaggio naturale.
Cambiamo ancora argomento. Tra le iniziative dedicate in occasione del centenario della nascita a Benito Jacovitti, il convegno celebrativo sulla figura e l'opera del fumettista termolese nato il 19 marzo 1923. Abbiamo appunto organizzato per il centenario della nascita di Benito Jacovitti una serie di appuntamenti che saranno distribuiti in tutto il 2023, quindi l'anno di celebrazione del centenario. Un cartellone di eventi nato dalla collaborazione con le scuole, con le associazioni culturali, con il museo Macte della nostra città e quindi un lavoro sinergico che ha fatto sì appunto che si realizzassero questi più di 10 appuntamenti, tutti appuntamenti di grande qualità e spessore. Questo sicuramente è quello che abbiamo celebrato oggi e probabilmente quello più atteso, quello che ha visto anche la partecipazione di ospiti illustri provenienti da diverse parti d'Italia, venuti qui appunto per omaggiare questo grande artista, un grande artista che ha dato tanto lustro alla nostra città e l'impegno che ci siamo dati appunto con in occasione di questo centenario, lavorando, ripeto, spalla a spalla con le istituzioni locali, con le associazioni, con le scuole, è proprio quello di cercare di creare una rete tale da poter celebrare anche nei prossimi anni, quindi per poter radicare bene la figura di questo grande artista all'interno del nostro territorio, affinché questo legame si consolidi giorno dopo giorno. Noi celebriamo Jacovitti con l'emissione di questo francobollo con una tiratura di 700.000 pezzi. Siamo sempre molto contenti di celebrare l'eccellenza del sistema Italia, del Made in Italy italiano e in modo particolare Jacovitti, che continueremo anche a celebrare successivamente a questa emissione con degli eventi filatelici all'interno dei nostri spazi filatelia in giro per tutta l'Italia, i nostri 10 spazi filatelia, con delle mostre itineranti che partiranno a breve da Milano e Roma e seguiranno le altre città dove siamo presenti con gli spazi filatelia. Pesca turismo e ittiturismo in Molise. Il Consiglio regionale non ha approvato la proposta di legge 121 e ci sono quindi le proteste della Coldiretti, che si dice pronta a presentare una stessa iniziativa alla prossima legislatura. La legge infatti avrebbe consentito di far conoscere le diverse attività di navigazione e di pesca che si svolgono a bordo nel mare Adriatico, di effettuare attività finalizzate alla conoscenza del mestiere del pescatore e di autorizzare la ristorazione sugli stessi pescherecci. 6 diversi dialetti per una commedia al femminile. Torna a Guglionesi domenica 19 alle ore 18 lo spettacolo del Teatro Comico di Agnone. Sul palco del Fulvio, la premiata associazione che intende promuovere il dialetto tra l'Alto Molise e l'Alto Vastese attraverso l'espressione teatrale. E adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. Gruppo Zulli, dal 1975, con oltre 50.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti in pronta consegna a prezzi di fabbrica. Zulli Ceramiche a Città Sant'Angelo e nei pressi di Mondo Convenienza, aperti tutti i giorni, compresa la domenica. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo.
Molto sole e poche nubi nella prima parte di oggi su Molise e Abruzzo, parzialmente coperto dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra gli 8 e 17 gradi di Campobasso per il Molise, dalla minima di 5 gradi dell'Aquila alla massima di 20 a Teramo per l'Abruzzo. Ventilazione meridionale, calmo il medio adriatico. Sulle due regioni domattina il cielo si presenterà generalmente nuvoloso, con piogge sparse nelle zone interne. Valori climatici in discesa, correnti settentrionali. TLT in rete. Vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione. Risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti. TLT in rete ogni domenica dopo le 22 e in replica il lunedì alle 15:30. Campitello Matese ha ospitato per 3 giorni le attività promosse dal Comitato Paralimpico con il progetto Scivolando tutti sulla neve. Vediamo! A Campitello Matese la volta di Scivolando, dal 13 al 15 marzo il nuovo campus di CIP Molise Dinail, atleti in pista per mettersi alla prova praticando lo sci. Un progetto entusiasmante che mira, come sempre, all'inclusione e alla possibilità di praticare sport nel tempo. Abbiamo sulla neve il gruppo degli assistiti INAIL per un'esperienza di sci e soprattutto per dare un'occasione di incontro, di amicizia, di socialità. Per gli assistiti INAIL, infatti, lo sport ha una fondamentale importanza perché non solo da tante possibilità di recupero fisico per le loro problematiche, ma anche e soprattutto un riferimento sociale, in quanto offre loro la possibilità di incontrarsi con gli altri, di scambiarsi opinioni, di confrontarsi e poi di essere stimolo l'uno con l'altro. E in questo gruppo abbiamo già individuato alcuni elementi che potranno essere le nostre futuri atleti, perché si sono messi sugli sci ed è come se ci fossero sempre stati, quindi veramente una scoperta, una rivelazione, e di questo, ecco, ringrazio sempre la direzione regionale dell'INAIL del Molise, nella persona del direttore, del Nero, perché ci dà, ecco, la possibilità di scoprire sempre nuovi talenti. Nella partita di andata del primo turno di qualificazione dei campionati nazionali universitari di calcio a 5, il CUS Molise ha superato 6-4 il CUS Caserta. L'incontro si è disputato al palazzetto dell'Ateneo di Viale Manzoni. Il ritorno in programma in Campania martedì 28 con in palio il passaggio per il secondo turno. Passione, intensità e orgoglio non sono bastati a Bologna per avere la meglio sulla Virtus, ma per la Magnolia Basket la prova è stata convincente al cospetto delle forti emiliane. Le ragazze della Magnolia domenica 19 affronteranno per l'ultimo impegno interno della stagione regolare di pallacanestro di A1 le torinesi del Moncalieri. A Bologna, nel turno precedente, per 38 minuti le molisane sono state capaci di imbrigliare la Virtus Bologna. La prova dell'ala statunitense Robin Parks è stata superlativa con i suoi 33 punti. Solo nel finale per le cestiste guidate da Mimmo Sabatelli è mancata un po' di esperienza. Ma dobbiamo essere orgogliosi della prestazione di stasera. Credo che la squadra anche stasera abbia dimostrato il gran cuore, la grande voglia. Abbiamo messo tutto in campo, poi siamo crollate negli ultimi minuti, il punteggio è bugiardo, però prendiamo di buono quello che abbiamo fatto per 3 quarti e mezzo, quello che abbiamo fatto sia a livello difensivo che a livello offensivo, e devo dire che se continuiamo così sicuramente possiamo dare filo da torcere nei playoff a chiunque. Quindi dobbiamo partire da queste prestazioni e continuare a lavorare. È stata una partita molto intensa fin dall'inizio, sapevamo che loro avrebbero messo tanta intensità e il nostro lavoro era un po' quella di cercare di
controllare il ritmo della partita. Ci siamo riuscite abbastanza nella prima metà, nella seconda metà forse ci siamo lasciate un po' trasportare dal loro ritmo, dalla loro intensità. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, siamo già in emergenza, loro sono una squadra forte, però penso che da questa partita dobbiamo essere consapevoli che possiamo giocarcela con tutte e possiamo dar fastidio a tutte, quindi testa alla prossima. La Magnolia ha quindi creato più di un imbarazzo alle Felsine capolista del girone assieme allo Schio. Le cestiste molisane hanno pagato dazio alle problematiche fisiche della settimana e alla stanchezza negli ultimi due minuti di gioco, ma la gara di Bologna è da incorniciare. Parliamo ancora di pallacanestro, ma questa volta maschile di Serie C Gold. Nona vittoria consecutiva per la New Fortitudo Isernia, che al Pala Fraraccio ha superato il Lanciano 94-75. Il successo proietta gli isernini alla gara di sabato 18, quando faranno visita a Roseto in uno scontro diretto del girone Palla 2 alle ore 20. Siamo adesso al calcio di Serie D. La Vastese scivola ancora in classifica nel raggruppamento F dell'Interregionale. Nell'ultimo turno è stata superata allo Stadio Aragona dalla Vigor Senigallia. Di Nardo illude la Vastese, poi un blackout totale negli ultimi minuti di gara consegna la vittoria al Senigallia. Ma andiamo per ordine con le immagini di Edoardo Daddario. Nei biancorossi tornano dal primo sulla corsia destra il giovane Tracchia in difesa e sull'esterno d'attacco Busetto per Naci. Cornacchini sceglie un insolito 3-4-1-2. Gli ospiti di mister Clemente, forti del secondo posto in campionato, scendono in campo con un 3-5-2. Ad avvio gara un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Cutro. Dopo sei minuti, prima occasione per gli aragonesi con Di Nardo, che conclude a botta sicura. Roberto respinge, ma l'attaccante di casa era in fuorigioco. Al tredicesimo, primo squillo di tromba dei marchigiani a provarci su punizione e Cheriota. La palla si stampa sulla traversa, sulla sua parabola con il mancino. Al quindicesimo ancora rosso-blu con una conclusione di Marcucci, si salva Baiocco. Al diciottesimo Bragaglia prende la mira e calcia dalla distanza, tiro deviato che per poco non sorprende l'estremo ospite. Passano due minuti e arriva un'occasionissima per i locali, cross di Tracchia, Altobelli incorna tutto solo, si salva distinto Roberto. Al 38esimo, vicino al vantaggio, il Senigallia ci prova prima Pesaresi, ma Baiocco si oppone sulla respinta, conclude Pierpaoli e respinge Altobelli, si va a riposo sullo 0-0. Ad avvio ripresa passa subito la Vastese al minuto 2, azione di contropiede dei locali con Di Nardo che entra in area e con un sinistro velenoso fulmina Roberto per l'1-0. Il gol merita il rallenti per l'attaccante, l'11ª rete stagionale. Al 18esimo Vastese in avanti con Busetto che la piazza, all'estremo marchigiano respinge in angolo. Al 39esimo si rivede il numero 7, ma la sua conclusione viene deviata da un difensore e finisce al lato di un soffio. Al 41esimo doccia fredda per i locali, il Senigallia pareggia con Pesaresi, bravo a raccogliere una palla vagante in area di rigore proveniente da corner e fa 1-1. Passano 5 minuti, i marchigiani trovano anche il raddoppio con Balello, da poco entrato e bravo ad approfittare di una dormita della difesa di casa. Da qui a fine gara non succede altro, la Vastese dopo una buona partita dilapida tutto nel finale e regala la vittoria al Senigallia, bravo e cinico a crederci. Domani pomeriggio il Campobasso 1919 scenderà in campo nell'anticipo infrasettimanale del campionato di eccellenza contro i campani della Virtus Gioiese. Si gioca sul terreno di Capriati al Volturno alle ore 14:30. Adesso un'altra partita da non sottovalutare, il prossimo impegno con la Virtus Gioiese, lo ha fatto vedere anche contro l'Isernia dove ha perso soltanto all'ultimo minuto per un calcio di rigore, un'altra partita da non sottovalutare. Esatto, è proprio così, tra l'altro io l'ho anche seguita, è una partita combattuta, equilibrata, loro avevano agguantato il pareggio alla fine, poi vabbè c'è stato l'episodio del rigore, però questo dimostra che la Gioiese è una squadra viva, è una squadra che come tutte le squadre che devono raggiungere i propri obiettivi ha bisogno di punti e nel girone di ritorno chiaramente è tutta un'altra storia rispetto all'andata. Ora pensiamo alla Gioiese, ma saranno tutte così le gare da qui alla fine.
Sicuramente ogni partita sarà complicata fino alla fine, ogni squadra ci metterà in difficoltà, noi siamo il campo basso, siamo primi in classifica, quindi dobbiamo portarci a casa tutte le vittorie. Adesso c'è la Virtus Gioiese nel prossimo impegno, nel turno infrasettimanale, un'altra partita che l'Isernia ha dimostrato di non dover prendere sotto gamba. Sì, no, noi non prenderemo sotto gamba nessuna partita, adesso sono 7 finali e come oggi lotteremo davvero su ogni pallone, questo lo assicuro. E dobbiamo assolutamente arrivare all'obiettivo senza scuse, daremo il massimo e ci riusciremo. Ed era questo il nostro ultimo contributo filmato, grazie per essere rimasti con noi, è tutto, arrivederci.